Allora, Pavia Sanremo at Series 2023. Eccoci qua, ovviamente a Pavia e ovviamente a luglio. Eh sì, faceva caldo. E io ero venuto lì perché avrei corso con Moto Morini, in particolar modo con la Xscape 6.5. E ovviamente nel mio team c'era anche un componente un po' speciale, un Vips. Nel mio team c'è Luca che non c'è e c'è Matteo che c'è. C'è un parolone. Sai, per uno che ha vinto i campionati del mondo per 12 anni di seguito non è facile fingere di essere all'inizio, di essere un principiante, no? Perché ne fai anche un discorso di umiltà, di umanità. Ci vuole, perché ricordiamo non è una competizione, no. Quindi tanto quando hai già vinto tutto non è più, non c'è competizione. Esattamente, ed è il motivo per cui, lo dico in anteprima, ho deciso di rinunciare alla casa. Bella, ci vediamo ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo. Ci dire una cosa. Quanto impenna questa moto? Ma sta tutto al pilota, diciamo. Può anche non impennare, impennare molto tanto. Molto tanto. Ma allora io vado a casa che non sono mica in grado. Lollo, il segreto è questo. Prima tiriamo la frizione alla manetta, gas giù, molli e via. La moto si impenna. Sì, e poi mi sveglio due giorni dopo in ospedale perché non sono buono e... Grazie della prestazione. Andate a fanculo. Guardala, qui c'è la pieghettina. Ah, andate via. E poi è coperto. Ma... ha coperto Moto Morini. Lo sai che questo vale un'ora di penalità? Cazzo. Tu partirai un'ora dopo rispetto agli altri. Bene, dormo di più. No. Ma chi ve l'ha fatto fare di essere tutti vestiti già da adesso? Perché noi siamo grulli. Ah, no. Il motivo è che se parti da casa così l'abbigliamento lo porti. Mettere questa roba qua dentro qua non ci va. È giusto, giusto. No, c'hai ragione. Io non l'ho portato proprio, sono venuto in pantaloncini, ah, così sì, almeno. Fa caldo. Sì. Ovviamente, come tutti gli eventi di questa portata, c'erano anche altre case, come per esempio Harley Davidson, ma c'era anche Triumph, c'era il team Interphone, c'era Suzuki, c'erano veramente tante. Ecco vicino, andiamo a piedi. Quello è il tuo, adesivo, lascia stare il mio. Allora io guiderò questa moto qua, che c'ha il 19 anteriore e 17 dietro. L'escursione davanti è 160, dietro è 135, quindi è una geometria, una cosa totalmente diversa rispetto a quello che io sono solito utilizzare, quindi non ho idea in realtà di come andrà, di come va. Sono molto curioso. Belle sono belle, sembrano fatte bene e c'è da capire un po' come va, ecco. A questo evento partecipavano numerosi piloti e la cosa era molto interessante. C'era Cerutti con Aprilia, ma anche Joan Pedrero, che ha corso 15 volte la Dakar, e insieme a loro altri piloti Dakar, c'era veramente tanta gente. Con tutta la gente che ho scompartito tanto, lo so chiesto anch'io. E ovviamente c'era anche Matteo Viviani, delle Iene. Cercherò di fare queste dettagli, noi non siamo curiosi di vedere come va in moto, ti guarderemo tutti, perché sono tanto telematico. E questo era indicativamente il percorso. Adesso avevamo finito il briefing e quindi l'unica cosa che rimaneva da fare era prepararsi per l'indomani. Ragazzi, salute, salate. Aia, aia, butta, non dici che sono bresciano. Che gioco in casa qua da Trivolzio, siete arrivati qua con Mattia Viviani, ovviamente non posso non dire Mattia Viviani delle Iene perché erano tutte le volte così. Luca, invece tu hai più esperienza di Mattia perché lui è già arrivato, tu invece parti? No, visto che lui ha già quasi finito la gara, io sono a metà gara, mi sto scaldando adesso e puntiamo il podio. Ragazzi, a dopo, ci vediamo a Cairo Montenotte. Un po' di sabbia, devo capirla sta moto, è strana.
La prima parte della mattinata era più o meno tutto così, campi. Allora, abbiamo finito la prima tappa, siamo fermati a mangiare. E che dire, io mi sento un po' impedito, sinceramente, perché, vabbè, è una moto che non conosco e il 19 è strano. Nel senso che un percorso che teoricamente è semplice e facile, col 19 non è come col 21, cambia molto, la ruota taglia meno, quindi mi devo un po' abituare. Stamani sono andato e mi sentivo proprio un impedito. Vai piano, Lollo, ti prego. Più piano di così mi fermo. Sai chi mi ha parlato benissimo di te? Nessuno. Esattamente. Io non ho il treno per me. Ma tanto è in salita. Oh, scusa. Questi pezzi qua e poi fosse partita la forcella, dici, sai, magari troppo sollecito. No, abbiamo fatto tutti i stradoni easy. Sì, perché me lo ricordo, se è salita. Cioè, è salita, insomma. Però ho capito, c'è chi le fa queste cose con le Ohlins, no? Ma falla con la forcella della Xscape spompata, vai. Arte povera. Entriamo nei fanghi. Entra fuori. Tieni la destra perché la sinistra non è la buona traiettoria. Madonna, Luca mi stava per ammazzare. Si ci stava. Non so se ho preso la strada giusta, eh. No, ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Siamo fuori traccia. A me va bene. L'hai portato il gancio? Buono. Ah, lo zaino. Madonna, se non mi ha preso lo zaino.
Oh, questo è un po' di fuoristrada, eh. Sì, la sabbia col burrone e il single track mi mancava. Dicevo, ma quando arriva? Perché... Dai, dai, questa è autostrada ormai per noi. Ho un po' preso la mano con la moto e mi sta stupendo, sarò sincero. Non pensavo minimamente di avere questa facilità a fare percorsi che comunque non sono proprio una strada bianca. Maiala che è chiusa di stesso. Se mi date una mano. La gamba scassata io. Grazie, si è preso col piede. Uno, due. Vai, grazie. Come nuova? Allora, ci siamo fermati un attimo per vedere un po' come stiamo, godere della vista. Poi perlomeno si è rinfrescata un po' l'aria. E nulla, ci si riprende un attimo, poi siamo quasi... Ciao! Siamo quasi a fine. Allora, io devo dire la verità, all'inizio, soprattutto stamani, mi sentivo molto in difficoltà perché con il 19... È strano, è diverso. E invece dopo un po' ti ci diverti, devo dire la verità, ti diverti, è una moto che va bene. Eccoli. Allora abbiamo fatto dei pezzi tecnici e la moto si è comportata bene, cioè probabilmente sono io che sono scarso, ma alla fine le fa le cose, devo dire la verità, ma le fa anche bene. Mi sono divertito, ho imparato probabilmente a usarla un po' di più, stamani proprio non c'ero assolutamente, non mi trovavo bene. Ora un po' meglio, dai. Matteo, te che mi dici? Come ti sei trovato per ora? Sono la persona meno adatta per fare un commento tecnico perché non sono un pilota, per cui sono un banale neofita. Vedi, questa è la mamma che mi dice, cosa hai fatto figlio mio? L'impressione è figata, cioè nel primo pezzo un pochino più tranquillo, poi dopo un pochino più tecnico. Ti impegna, lo senti nel polso, moto grande, è stata bravissima, è stata più brava la moto di me. Adesso poi ci sarà anche domani per pareggiare. Abbiamo un conto aperto io, la signorina, non è che... E noi eravamo lì a godercela, a rilassarci, a goderci il panorama, pensando che eravamo quasi alla fine. In realtà un pezzettino ancora mancava, ma noi tranquilli, eravamo lì e ci godevamo la vista. E vogliamo far fare sto scalino. Olè! Per terra perché o me la blocca improvvisamente. No, oh, fatto male? Buono, buono, buono. L'importante è che non ti sei fatto male. Allora. Aspetta, aspetta, che ti do una mano, dai, non dire che fai da sola. Vai. Vabbè, per la mano è plastica, sti cazzi. Ma me la levo. La leve, le leve ce l'hai te? Penso di sì.
Qui aiutatemi a capire, praticamente mentre aiutare Matteo a mettere a posto la leva del freno, eccetera, sentiamo un botto, mi giro e uno mi centra in pieno la moto. Non si è capito come mai, c'era un sacco di spazio, però ho dovuto andare addosso alla mia. Vabbè. Ah, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. L'abbiamo usata, la moto, devo dire. Di là è ancora più su, diciamo. È abbastanza. Allora, siamo arrivati. Ora gli altri stanno parcheggiando fino al giro di qua. E beh, che dire. Impegnativo, divertente ma impegnativo. Purtroppo a un certo punto le batterie della GoPro mi hanno lasciato e quindi ci siamo ritrovati direttamente a Cairo. Però non preoccupatevi, c'è sempre il secondo giorno.